Bentornati all'Epifania che tutte le peste si porta via. È l'Epifania oggi? Più o meno, indicativamente, stai a vedere il capello. No, il capezzolo sto a vedere. Allora, ragazzi, dovete sapere che il tesoro non era il tesoro. Abbiamo scavato, ma non era assolutamente questa la zona che dovevamo raggiungere. Ah, ok, ok. Che hai capito? Il giardino botanico era questo. Torna al giardino, dobbiamo ritrovare il giardino. Perché questa qui, questa è la stradina di campagna. Ragazzi, questa qui è la stradina di campagna. Non ti sento. Questo. Questa è la stradina di campagna e questo. Mi sento, perché? E questo invece. Questo era... invece. Era il giardino botanico. Era il giardino botanico. Non t'ammazzare, per cortesia, che ho già fatto io questo errore. Non mi sto ammazzando, tranquillo. Pebbles sa come ci si muove nella vegetazione. Qua stocca a destra. Dovresti essere più o meno sulla strada. Trovato un sentierino. Allora, ecco, devi ritrovare l'orto botanico. Che non è questo, no? È più giù? Più, era giù di qui. No, fermo. Mi sembra esattamente questo a me. Ragioniamo. Allora, dobbiamo toglierci dal sentiero. Aspetta che mi sono perso. Il sentiero è qua. Ok, allora prosegui dritto e poi vai, sale su a destra. Di qua. Occhio, perché qua. Aspetta, guardati un po' in giro. Arriva su e guardati un po' in giro. Su, sempre di su. Eccolo! Trovata? Buono, ok. La casa. È questa la casa. È una catapecchia, ma. Perfetto. È perfetta. Giardino boschivo. È il laghetto. Il laghetto, c'è okay, il laghetto. C'è tutto quello che doveva esserci. Ora. Che c'è dentro? Oh, eccolo. Porca troia. Ma come il grimaldello difficile, quella gran puttana. Vedi un po' se si può fa. Non ci proviamo nemmeno. Ma quindi abbiamo trovato il tesoro e non lo possiamo scassinare? Quanto pare. Dobbiamo migliorare quei grimaldelli. Porca puttana. Scusa, ma è proprio dentro la casa? Io ma non lo so. Allora. A destra della casa c'è una X. A destra? Aspetta, allora, se il lago sta sotto la casa vuol dire che lui lo vede di così, no? Quindi qua dovrebbe essere. Vedi un po' se c'è un palo, tipo questo. Un palo, no, un albero. Prendi la mappa. La mappa del tesoro. Prendi la mappa del tesoro qua. Ma è quella stessa. Prendi la mappa del tesoro qua, magari ti dice, ah, stai nel posto giusto. Cazzo. Ti illudi che una mappa del tesoro sia giorni. Non è possibile. Oh, ma qui c'è una X. No, quella è una morte. Non si capisce se il tesoro è nella casa, quindi bisogna sbloccarlo, oppure scavando. Ravagniamo qua in zona, vediamo se c'è qualcosa. No dai, sono sicuro che sia quello il tesoro. Ma c'è una X di fianco alla casa. Se no sarebbe stato sulla casa, per assurdo, no? Allora, vai di fianco alla casa che sta qua intorno. Se ci sta qualcosa, diamogli un ultimo tentativo e poi andiamo a sgozzare la gente perché mi ha fatto agitare. Intorno alla casa, questo gira più intorno. Esterno. Tieni perché due, oh, qua intorno, non nella casa. E se è intorno, è intorno. Salvia, che cazzo è. Che ci sta un giardino? Forse il tesoro è la natura, che è il tesoro di tutti noi. No, dai, deve essere qua per forza. Ma tu pensi che sia quella cassa allora? Ma per forza, non. Cioè, cazzo, dai, un minimo qualcosa ci dovrebbe stare. Non può essere battere a tappeto il terreno intorno alla casa per acri e acri. Dici di fianco la casa? Non. Cioè, perché sennò oppure qui c'è una casa. Cioè, perché non mettere la freccia sulla casa e metterla di fianco alla casa? È quello che ti dicevo, vediamo di fianco alla casa. Ho capito quello che dici tu, ma non è possibile. Cioè, io la casa l'ho pure persa di vista un altro po'. Cioè, siamo troppo lontani. Se c'è, deve star vicino, deve star attaccato. Non ha senso che te lo mettano. Potrebbe essere nel giardino. Questo è un posto dove mi aspetterei il tesoro, ma non. Cioè. Vabbè, l'unica è quella cassa, è comunque difficile. È una cassa del tesoro, sicuramente è una cassa. Ed è l'unica cosa che. Però boh.
Vabbè, ci dobbiamo tornare. Appena impariamo a scassinare cose più importanti. Ma come cazzo impariamo a scassinare cose più importanti? Dobbiamo scassinare di più. Andiamo a Rattai. C'è il torneo, mo, se vogliamo fare i bravi. Se vogliamo fare i cattivi, sgozziamo tutti e rubiamo le armi. Vuoi due armi buone? Voglio quelle migliori. E allora si va a Rattai. Anche perché poi facciamo subito a fare il torneo, no? Cosa? Le guardie. Ma successo di che? Sono le guardie però. Ho usato un gratta e vinci prima di combattere. Che è successo? Successo chi? No, è lui, non si può fare niente. Ah! Oh! Ma perché? Ma perché non hai fatto la resa? Meno male che l'avevo salvato qua. Ok. Solo che mo al buio. Mamma mia le risate che mi faccio per scendere giù. Che palle, che gioco di merda. Ma abbiamo pagato il nostro debito. Ma infatti, no? Ma perché ce l'aveva? Perché ce l'aveva con noi? Non capisco. Tanto non serve un cazzo, manca andarla a ritrovare quel porca puttana. Che cosa abbiamo fatto per meritarci che ser... Boh. Ser Stoka, perché quello è il mastro d'armi lì. Dai, partecipa al torneo. Non possiamo partecipare perché dobbiamo andare in galera prima. Perché dobbiamo andare in galera? Perché sennò ci cingulano. Però noi non abbiamo fatto niente, è la verità. Dai, metti via giurabile. Dai che sono arrivato. Nemico, come al solito. Mi sono arreso. Ho aggredito degli animali. Ma avevamo pagato per quella cosa. Le ho aggredite io. Aspetta, 9 più 3. Proviamo. Madonna. La cosa bella è che lui è il capitano, eh. E mo gli parliamo pure. Consegna i trofei. Che cazzo sono? Ah, gli orecchi dei cumani. Addestramento. Colpi da maestro. Oh, le risposte con la spada. Bene, 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 bene. Ah, un po' di... Un I'm po' ready. Di... Addio. Però, in realtà... Ah, prima devi menarlo. Bravo. Ma secondo devi te... Devi fare la parata perfetta. Che le sto facendo tutte le parate salcazzi che dice lui. Che non sta fermo? Stai fermo, mi viene da vomitare. Stai fermo. Un colpo magico. Oh! Che ha detto? Fa parte della tattica di disorientamento dell'avversario. Quindi come cazzo devo fare? Non mi ha detto i tasti. No, ok. Difenditi all'inizio. Quindi adesso in automatico picchia quando faccio sta cosa, capito? Prima non lo faceva. Se chiedi se ci sta qualche altro colpo magistrale. Ma tutte e tre dobbiamo fare. Per tutte e ma tre. Tanto noi siamo sempre la spada, no? O dobbiamo imparare. Ma che cazzo ne so? Che ti rendi conto? Ma questo ti richiedere. Cioè vedi se uno deve ripetere la stessa stronzata tre volte. Nice. E ora proviamo a velocità normale. Quello sarebbe un allenamento serio. Basta, fine. Colpi da maestro. Vabbè. Ci basta? Sì, la madonna, con la cadenza che faccio sta cosa io praticamente siamo invincibili. Non ci tocca nessuno. Qua vai in rallenti.
Vai, vai che c'è il torneo. Oh, ecco, madonna. Dai, 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 entra, 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 devi iscriverti da quello, da quello. C'è uno questo qua. Voglio iscrivermi. Paga, paga. Ce l'ha punta. Quale arma scegli? La spada. Spada corta e scudo. Ma tu hai usato la spada lunga prima, non hai imparato i colpi perfetti, mi sa. Non hai imparato i colpi perfetti di questi. No, ma era solo spada, ascia e mazza, quindi trappola penso in posizione. Che è trappola in posizione? Doppia trappola in posizione. Che cazzo sono le trappole in posizione? Non lo so, non capisco. Secondo voi se tiro fuori l'arco in questa fase? No. È solo spada corta e scudo. Comunque sì, non hai imparato i colpi da maestro con spada corta. Sì, penso di sì, perché c'era solo spada, ascia e mazza. No, allora sì. Fischia, fischia, fai arrivare il cavallo. Disturba la gente. Oh, oh, si sce. Ah, oh. Dai, vinci il torneo. Fallo per Rattai. Vai, 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 Tortu, va, 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 Sadico, vai, va. Fagli vedere a sta gente. Vai, vai, mo, me, va. Ha detto pure, sai come andrà a finire, capito? Ha fatto pure lo splendido di salcazzo. Ma perché? Vai, vai, mo, 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 questa ringoglione. Ehi, che cosa si c'è la fai a colpi quelli che stanno fuori? Parlaci, parlaci, parlaci. Ricordo la... Ma quanti cazzi di combattimento dobbiamo fare? No, ma però... Cioè, vedi, se non... Oh, oh, figlio occhio, di... Occhio, occhio, questo ti toglie subito, eh. Porca troia. No, però non sta andando male. Vai, Madonna, bella. Che lecina. Bella. Buono, buono. Mamma grande. Mia, ragazzi. Ancora. Non è per niente palloso il torneo, devo dire. Mo a sinistra, vai. Boom, boom. Entragli dentro, sì. Buono, buono. Menagli forte, mo. Ti lo devi azzoppare così. Poi tutto a sinistra sta scoperto. Mi piace che quando perdono. Turno successivo. Questo è forte, questo. C'è un'altra armatura. Questo ancora manco cominciamo, già mi ha rotto il cazzo. Peter detto il nero. Quello che quello che ha sconfitto il tizio e ha ucciso il figlio del fabbro, che non ce l'avamo ingulato, non ce ne è fregato un cazzo. Dici? Sì, è lui, è Peter il nero. Ma quindi lui è il figlio? Guarda, guarda quando sta incazzato. Ma devi stare zitto. Hanno tutti lo stesso problema. Vai all'angoletto. Vai, vai, mo. Da sinistra, da sinistra. Aspetta. Da sinistra, da sinistra. Vai, Madonna, mo. Che lecina. Vedi, lo mettiamo all'angolo. Da sinistra, da sinistra. Bella. Da sinistra perché stanno tutti scoperti all'inizio. Tanne adesso. Ciao, bello, da. Sta ancora agguerrito lui, capito? Non ti ha fatto niente. Chissà andava. Quanto ci danno per il torneo. Ancora. No, oh, mo la spada. No, mo è cambiato il martelluccio, mo. Eh? Che? I colpi invisibili da dare. Ok, così. Ma Ma da sinistra però. Buono. Ragazzi, il combattimento si fa aspro, sì, e da duro. Sinistra e bam. E destra e no, da destra para, eh. Eh sì, perché c'ha già pronto lo scudo. Comunque secondo me gli hanno messo più cose. Più vita? Sì, dai. Il talento spaccatesto l'hai usato due volte. Beh, è stata lunga, raga, madonna. Però ce l'ha fatta il nostro Tiergo. Ma cosa ho vinto per il torneo? Ritira il premio, c'è scritto. Ah, dobbiamo forse andare da sera a Anush. Dici? Eh sì, vedi un po' sulla mappa. Vai da sera. Torneo di Rattai, ritira il premio. Ah, la grigia. Dobbiamo andare da questa parte per ritirare il premio. Sinistra. Sta in chiesa. Cazzo. Eh sì, perché manopola dei signori di Leipa, 400 grosce. Che è nostra finalmente. Quanto ti danno le manopole?
costa pure tanto. Noi abbiamo rubato chissà quante volte queste cose. Vabbè ragazzi, io direi che questo è stato un gameplay pieno di soddisfazioni. Sì, perché stiamo cominciando ad essere, come si dice, competitivi, anche siamo bravi su Kingdom Come Deliverance. E voglio ringraziare tutti quelli che hanno supportato Harry di Scaliga durante il torneo. Voglio ringraziare Sir Bernard, che mi ha fatto perdere buoni 20 minuti della mia vita a ripetere la stessa stronzissima cosa con due armi diverse. Voglio ringraziare tutti. Ciao!